significa questo da un punto di vista politico, questo voto? Beh, da un punto di vista politico oggi è la fine della giunta Pisapia, su questo non c'è dubbio. La delibera degli scali ferroviari è una delibera, per intenderci, di miliardi di euro di diritti di volumetria, quindi di possibilità di costruire in città. E cosa sono questi 6 scali ferroviari? Sono gli ultimi 6 grandi spazi non edificati all'interno del comune di Milano. Perché sono importanti? Perché sono 1,5 milioni di metri quadrati utilizzabili ancora come verde. Le ferrovie dello Stato li avevano presi per farci gli scali all'inizio del secolo, espropriandoli per pubblica utilità, ora non servono più. E cosa volevano fare l'amministrazione e le ferrovie? Farci tirare su palazzi, sì, chiaro, lasciando un po' di verde, ma tirarci su palazzi per farsi soldi. Per noi questo è inaccettabile, dato che quei terreni, vista la situazione dell'inquinamento, dell'incremento dei tumori e di altre situazioni di scarso verde, di non vivibilità della città, non possono che essere dedicati a verde. Magari non avremo i soldi adesso per farci un Central Park, perché lo scalo Farini, quest'area immensa all'interno della circonvallazione, può essere un Central Park, ma lasciamoci la possibilità, lasciamoci questi terreni vuoti e la possibilità di farci un parco in futuro. Oggi sono stati battuti e quindi questa possibilità ci sarà, per fortuna che li abbiamo. È ovvio che è una vittoria dell'opposizione, quindi ovviamente il Movimento 5 Stelle ha giocato la sua parte, ma dentro la maggioranza la spaccatura è provocata dal rapporto teso che c'è in questo momento tra sé e l'PD. Chiaro, SEL ha votato a favore, credo. La sinistra per Pisapia ha votato contro, insieme credo a Biscardini e a Cappato. Il discorso è, sì, loro hanno votato contro la scelta della maggioranza, ma questa delibera non rientra nei programmi della maggioranza. Insieme a Expo, a questa versione di Expo, al piano di governo del territorio, tutte le promesse elettorali non mantenute dalla giunta Pisapia, che potete verificare nel loro programma del 2011. Quindi.